Buongiorno a tutti amici del ciclismo giovanile, un saluto da Valerio Villa e da Giorgio Torri. Oggi siamo a Monza per una gara a dir poco eccezionale. Perché eccezionale? Perché concorrevano le donne junior in una manifestazione meravigliosa. Si partiva da Monza e si arrivava alla Madonna del Ghisallo. Un totale di 65,7 km, una manifestazione riservata, come detto, alla categoria donne junior, ma c'era anche qualche donna elite. Sì, davvero uno degli appuntamenti clou della stagione, inserito all'interno della giornata nazionale della bicicletta del Ghisallo. Tante partecipanti, oltre 20 squadre provenienti da tutta Italia, diverse atlete che si sono fatte vedere durante la stagione in cerca di gloria quest'oggi. A organizzare il pedale monzese, e come vediamo dalle immagini, tanti gli organizzatori, tanti i volontari, gli amici di questa società che da anni si impegna nella realizzazione di corse giovanili. In questo caso abbiamo parlato di ciclismo femminile che sta ormai prendendo una piega, sta aumentando, ma soprattutto sta aumentando anche in qualità, Giorgio. Sì, aumentano i numeri, aumenta la qualità anche dei risultati ottenuti, lo dimostrano le nostre ragazze della Nazionale Azzurra. Parliamo nello specifico di categoria juniores, se davvero quest'anno sono arrivati risultati importanti dalla pista, con titoli europei, titoli mondiali, i recenti campionati europei su strada dove Elisa Morzenti ha ottenuto il titolo appunto europeo davanti alla compagna Alessia Vigilia. Ma torniamo a Monza, come detto, grande manifestazione, ma grande perché tanti volontari presenti. Abbiamo intravisto dalle immagini anche un ex ciclista di quelli importanti, uno che di campionati mondiali ne ha vinto due, l'abbiamo intravisto, è Gianni Bugno, ne ha vinti due consecutivi, ha onorato della sua presenza anche appunto la partenza che non si partiva da Monza città come succedeva da due edizioni, ma da una frazione, Sant'Albino in via Mameli. Questo perché c'era il concerto di Luciano Ligabue, però tutto è andato al meglio. Lo vedete dalle immagini, tante ragazze provenienti da tutta Italia. Per esempio vediamo inquadrate in questo istante le ragazze della Vecchia Fontana che stanno studiando una tabella di marcia di quelle impegnative, oserei dire. Eh sì, come abbiamo già detto, sono 65.700 km da percorrere, partenza appunto da Monza in via Mameli, poi si attraversava gli abitati di Concorrezzo, Vimercate, Arcore, Lesmo, Triuggio, il ponte di Albiate, quindi Albiate, Carate Brianza, Aroso, Inverigo, Lurago d'Erba e poi l'arrivo ad Albavilla con Erba dove era posto il primo GPM. Ed eccole qua le ragazze che all'inizio scherzano, all'inizio qualcuno invece un po' più concentrata. È davvero meraviglioso assistere lo stato d'animo di queste atlete prima del VEI. Questa è proprio Letizia Paternoster, campionessa mondiale ed europea su pista. Ma ascoltiamo adesso le parole di chi ha organizzato questa corsa prima di incominciare. Federico Gerosa, allora siamo alla partenza di questa terza manifestazione che da Monza porterà le concorrenti al Ghisallo. Che gara sarà? Beh, una gara sempre interessante per la tipologia del percorso e poi per il fascino ormai che sta avendo questa giornata nazionale della bicicletta su al Ghisallo. È una gara a cui i cittadini monzesi ci tengono in modo particolare. E direi che quest'anno, nonostante il doppio concerto di Ligabue e nonostante il prefetto ci abbia vietato di percorrere le strade monzesi, siamo comunque riusciti a trovare una location particolare e ben organizzata per poter ospitare la carovana che porterà poi su al Ghisallo dopo 65 km di percorso. Presidente, allora ci saranno anche due gran premi. Avremo due gran premi della montagna che daranno adito poi a stilare una classifica che permetteremo poi alla ragazza che avrà totalizzato il miglior punteggio di indossare una maglia particolare per la vincitrice di questi traguardi della montagna. Ricordiamo qual è la categoria di questa femminile. Allora, le nostre sono le ragazze junior, quindi ragazze sui 17 anni che percorreranno 65 km. Per il monzese sono sempre stato legato perché abbiamo corso 40 anni fa, quindi è sempre stato un piacere essere avversari ma essere sempre allo stesso tempo amici. Oggi farei da apripista.
No, oggi sono qua a vedere la partenza e basta. Che auspicio puoi dare a queste ragazze? Ma di arrivare bene sul ghisallo, di fare meno fatica possibile. È sempre originali le parole di Gianni Bugno, mai scontate. Ha detto: consiglia alle ragazze di non fare troppa fatica per arrivare sul ghisallo. Invece in precedenza abbiamo ascoltato le parole del presidente Federico Gerosa, che ci ha raccontato tutti i retroscena e la soddisfazione per aver organizzato anche quest'anno, per il terzo anno, questo tipo di gara. Ricordiamo ancora quante davvero le atlete presenti, davvero tantissime in questa gara, una gara di 65,7 km con partenza da Monza e arrivo al santuario della Madonna del Ghisallo. E guardiamo queste ragazze, che mi sembra che abbiano incominciato con un passo piuttosto blando. Eh sì, come vediamo dalle immagini il ritmo non è subito altissimo, sono 65 le partenti delle 79 ragazze iscritte, come abbiamo detto davvero nutrita partecipazione anche di qualità, con ragazze plurivittoriose durante la stagione che proprio qui oggi in questa cavalcata verso il ghisallo cercano appunto di lasciare il segno in questo che è un po' l'ultimo appuntamento della stagione, tolto il mondiale per chi delle azzurre vi farà parte della nazionale italiana. Come vedete, l'inizio della corsa prevede dei chilometri fondamentalmente piatti. È davvero molto difficile riuscire a andare via qui, riuscire a fare la differenza. Ci sono questi stradoni molto ampli, molto lunghi. Chi va via rimane sempre a vista del gruppo, quindi davvero molto complicato. Però non è detto che qualcuno ci possa provare, perché questa è l'occasione per poter mettersi in mostra e per poter concludere al meglio questa stagione. Siamo in località Gerno, rivediamo ancora il gruppo che prosegue ad andatura blanda, forse daranno il meglio di loro più avanti nei chilometri successivi. Donne junior che corrono però anche insieme a delle donne elite. Questa è una caratteristica che abbiamo visto ormai da 2-3 anni all'interno del ciclismo femminile italiano, c'è questa compresenza di donne junior e donne elite. Sì, le cosiddette gare open femminili, spieghiamo magari per gli amici a casa che non abitualmente seguono queste gare dedicate appunto al ciclismo femminile. Cosa vuol dire gare open? Come hai ben detto Valerio, concorrono contemporaneamente ragazze della categoria donne junior, quindi di 17-18 anni, con ragazze della categoria elite, quindi anche under 23. Alla fine della corsa vengono poi stilati, oltre alla classifica assoluta, anche i due ordini d'arrivo, uno dedicato appunto alle donne junior e uno alle donne elite. Siamo in località Triuggio e mi pare di vedere uno scatto sulla testa del gruppo. Attenzione, perché vediamo se riusciamo a intravedere il numero di dorsale, così a occhio mi sembra che sia proprio Gaia Saporiti a fare l'andatura. Eccola che sta prendendo questa curva a destra con strada leggermente in salita, la pedalata mi sembra buona, mi sembra un'azione interessante da tenere d'occhio. Si alza sui pedali questa atleta, un'atleta che abbiamo imparato a conoscere nelle categorie giovanile, è anche questa una ragazza, come detto, under, in realtà 19 anni, questa non è una corsa, è open, comunque possono comunque partecipare atlete di 19 anni. Manciata di metri di vantaggio, qualche metro di vantaggio, mi sembra che il gruppo riesca però a tenere d'occhio. Sì, situazione sotto controllo, Gaia Saporiti, atleta della Caravatese, che prova questo allungo, lei che anche nelle categorie giovanili spesso si è fatta vedere in fuga, è una ragazza che sicuramente non si risparmia. Ma vediamo altre azioni, alla numero 25, un'atleta della Mendelspec, si tratta di Giulia Bonauguro, che anche lei prova ad allungare a sorprendere il gruppo. Diciamo due parole su questa squadra, la Mendelspec, perché da sempre ci ha abituato anche nelle categorie giovanili, in particolare nella categoria allievi, a questi attacchi dalla lunga distanza. Abbiamo visto in passato anche attacchi a ripetizione, una dopo l'altra, di queste atlete per portar via la fuga. Vedremo se riusciranno a ripetere questo tipo di corsa anche in questa gara, stavolta di donne junior. Ora sono in due al comando.
Sì, sono in due che cercano di incrementare il loro vantaggio. Si tratta appunto della già citata Gaia Saporiti e di la Giulia Bonaguro della Mendespec, come dicevi bene tu, la squadra bolzanina che già lo scorso anno nella categoria allieve con queste ragazze seppe mettersi in mostra con una serie di risultati molto importanti, tra cui anche diversi titoli italiani nelle varie specialità, non ultimo anche quello della strada conquistato proprio da Alessia Vigilia. E che quest'anno, dopo un avvio di stagione forse un po' in sordina, si sono ambientate nella nuova categoria e sono riuscite ad ottenere nuovi risultati, e le vediamo anche oggi qui protagoniste. E vedremo se riusciranno a fare bene quest'anno. Ricordiamo, sono quasi tutte atlete, praticamente tutte del primo anno, quindi davvero molto difficile, anche per le ragioni dette prima, fa la differenza. Questa è un'altra fase di corsa però, perché sulla testa della corsa c'è la portacolori della Molinello, si tratta di Chiara Perini, però mi pare che l'azione non ha avuto molto successo. Qui vediamo ancora il gruppo che ha reagito prontamente, non c'è stata quindi fortuna né per il duo andato in fuga prima, nemmeno per Chiara Perini. Ora però vediamo un altro scatto sulla testa della corsa, attenzione, ancora Mendelspec e poi anche una ragazza del Racconigi col numero 12, si tratta di Matilde Vallari, che è un'atleta piemontese, mentre quella della Mendelspec mi pare sia il numero 20. È il numero 24, stiamo parlando proprio della campionessa europea a cronometro, Alessia Vigilia. Invece col 12 Matilde Vallari, che lo scorso anno fu campionessa regionale strada nella categoria allieve, anche lei è una junior del primo anno, quindi due ragazze classe 1999 che provano l'allungo. Mi pare però che da guardare in questo momento, in questa fase di corsa, Giorgio, correggimi se sbaglio, mi pare che Alessia Vigilia pedali con davvero grande forza e il volto non tradisca quasi fatica, mentre invece credo che Matilde Vallari faccia un pochino più fatica a reggere il passo. Comunque coraggiosa, guardate in questa inquadratura si vede chiaramente la fatica di questa bravissima atleta, una lottatrice comunque. Sicuramente, stringe i denti Matilde Vallari, ma vedete la pedalata di Alessia Vigilia è davvero fluida, potente, vigorosa, e un'atleta che proprio pochi giorni prima di questa manifestazione è riuscita a conquistare la medaglia d'argento ai campionati europei a cronometro, quindi una passista di grande valore internazionale. Vediamo che qui forse è riuscita definitivamente a staccarsi di ruota l'avversario. Continua a pedalare Alessia Vigilia, gruppo sportivo Mendelspec, una pedalata, l'hai detto tu, perfettamente potente, decisa. E notate i bordini delle maniche e dei pantaloncini, c'è un tricolore, l'abbiamo vista vincere da lieva il titolo italiano, ma attenzione, mi pare che il gruppo da dietro sta reagendo, è gruppo compatto, perché questa è un'altra situazione di corsa, è ancora una ragazza della Mendelspec, l'abbiamo detto, di solito corrono in questa maniera, uno dopo l'altro, e dal volto mi pare proprio che si tratti dell'atleta Sofia Frometa, un'altra brava passista. Queste ragazze hanno sempre fatto la differenza anche nelle cronosquadre, negli inseguimenti, una squadra che è davvero composta da atlete da un discreto spunto veloce, ma soprattutto la grande caratteristica di queste ragazze è la grande forza sul passo. Eh sì, un'altra bella azione delle ragazze della Mendelspec, Sofia Frometa, come dicevi bene anche lei, componente di quel quartetto che giusto lo scorso anno seppe fare grandi cose nell'inseguimento a squadre in pista, nella cronosquadre su strada e poi nelle varie gare che sono riuscite a vincere proprio su strada anche a cronometro. Un'altra bella azione, una tattica di gara direi aggressiva all'attacco per la Mendelspec, per provare con le sue atlete di sicuro valore a portare a casa la vittoria. Beh, mi sembra alla faccia che ogni tanto dicono che il ciclismo femminile è soltanto passeggiate e volate. A me pare che questa corsa invece sia stata interpretata alla grande da queste atlete che abbiano davvero la voglia di fare la corsa. Ora siamo in un'altra fase di gara, ci stiamo avvicinando ad un GPM intermedio e vediamo sulla testa della corsa un atleta della Wheelier, si tratta del dorsale numero 56, stiamo parlando di Nicole D'Agostin, anch'essa un atleta che forse quest'oggi vedremo all'opera, perché è un atleta, è uno scricciolo, è proprio uno scricciolo, è magrissima, una scalatrice, magari nelle fasi conclusive della corsa può
dire la sua. L'azione, intanto continui scatti sul gruppo, l'azione di Sofia Frometa di fatto si è annullata, è stata annullata dal gruppo. Come dicevo in precedenza, è davvero molto ma molto difficile fare la differenza su un percorso piuttosto pianeggiante, ma qui la strada comincia a salire. Sì, abbiamo visto un allungo tra l'altro tra le protagoniste davanti. Ho notato anche Francesca Baroni, lei in particolare è una biker perché svolge attività su di mountain bike, anche il ciclocross nel periodo invernale, è campionessa italiana in carica proprio del ciclocross, una ragazza davvero dal grande spirito combattivo, la vediamo sempre anche nelle gare fuori strada tra le protagoniste. Oggi ha deciso di correre su strada come già aveva fatto altre volte, si sta rendendo protagonista anche lei. Lasciami spendere due parole sull'organizzazione di questa corsa. Abbiamo visto ogni tanto delle inquadrature e notiamo che siamo in zona lago, quindi domenica mattina spesso ovviamente ci sono molti turisti che vogliono godersi degli splendidi panorami che regala questo paesaggio, appunto. E la gestione della corsa è stata eccezionale perché davvero le ragazze non hanno rischiato mai niente. Però in questo momento attenzione, perché sta ancora scattando col numero 24, si tratta di Alessia Vigili, ancora lei. Non siamo ancora in salita, non siamo ancora sul ghisallo, è il tratto che lo precede, qui la strada è in leggerissimo falso piano, ma mi pare che Alessia abbia la voglia di anticipare la salita, forse non si sente così sicura di essere così determinante, così forte sulle rampe del ghisallo, una salita impegnativa, e allora forse prova ad anticipare, e allora nonostante ci abbia provato prima ci sta provando una seconda volta. Guardate la posizione, davvero qua mancano 5 km all'arrivo e rilancia la sua azione. Incredibile quello che sta facendo la Mendelspeck, incredibile quello che sta facendo in particolare Alessia Vigilia, davvero l'avevamo vista prima provare l'attacco, ripresa dal gruppo, e ora forse l'attacco che potrebbe essere decisivo, nel senso che questa è un'atleta dal passo importante, per il gruppo non sarà sicuramente facile andare a riprenderla proprio ora anche che la strada inizia a salire verso la Madonna del Ghisallo, abbiamo visto poco fa 5 km all'arrivo. E qui la strada comincia a salire, 4 km alla conclusione, Alessia Vigilia in vantaggio, si è girata, l'abbiamo vista per controllare la situazione, ma il vantaggio continua ad incrementare. Dicevi bene, non sarà semplice andare a riprendere questa atleta, però da dietro ci sono diverse atlete di valore. Sì, intanto il cronometraggio in vista dei 3 km all'arrivo dice che è di 35 secondi il vantaggio della Vigilia sulle prime inseguitrici, che sono Nicole Nesti e Nicole D'Agostin, due atlete che sono a loro volta uscite dal gruppo per cercare di andare a riprendere la Bolzanina. Quindi due Nicole, una è una junior, Nicole Nesti del Willier Breganz, e poi, Nicole D'Agostin. Invece Nicole Nesti è un'atleta under che abbiamo già visto partecipare a una rassegna mondiale da junior. Quindi due atlete di valore si mettono a caccia della fuggitiva. Stiamo parlando di Alessia Vigilia, la vice campionessa europea a cronometro, ha vinto la medaglia d'argento proprio a cronometro alle spalle di un'altra italiana, di Lisa Morzenti, che davvero ha stupito tutti fino a un certo punto, perché ci ha abituato negli anni a grandissime prove a livello anche internazionale vincendo l'oro. È Alessia Vigilia che è la campionessa in carica a cronometro, continua la sua azione imperterrita, decisa, rilancia la sua azione, si alza sui pedali. La pedalata adesso mi sembra leggermente rallentata, ora mi pare che il rapporto sia più agile rispetto a prima. Vedete i magnifici scenari intorno a questo santuario della Madonna del Ghisallo, una scalata infinita, una scalata che Alessia Vigilia sta affrontando alla grande. Sì, davvero bello vedere come sta affrontando questa salita verso il Ghisallo Alessia Vigilia, davvero lo abbiamo detto, le sue doti le conosciamo, le ha dimostrate negli scorsi anni, le ha dimostrate ancora quest'anno, soprattutto in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane, andando a conquistare anche la medaglia d'argento ai campionati europei a cronometro. Bello pensare soprattutto se che questa ragazza è al primo anno nella categoria. Ecco, intanto 2 km all'arrivo e continua imperterrita nella sua azione.
2 km all'arrivo, ma da dietro il gruppo sta rimontando. Da dietro il gruppo sta rimontando e il cronometraggio ci dice che davvero. No, attenzione, vediamo alle spalle della vigilia, vediamo del movimento. Non riusciamo a intravedere, però davvero sono pochi i secondi. Stiamo parlando di una cinquantina di metri. Vediamo dell'atleta rinvenire. Forse l'azione di Alessia Vigilia sta rinvenendo. Un duello incredibile, un testa a testa fantastico quando mancano 2 km all'arrivo. Alessia Vigilia contro Nicole D'Agostin e Nicole Nesti. Siamo a Magreio, ecco il GPM antecedente appunto al Ghisallo. Attenzione, perché adesso mi sembra che Alessia forse verrà ripresa, non lo so. È un testa a testa davvero molto bello, molto avvincente, molto duro. Alle spalle c'è Nicole D'Agostin e lei continua a spingere 50 metri. Sì, vediamo. Intanto la vigilia è riuscita a scollinare per prima questo penultimo GPM, quello di Barni, prima del traguardo del Ghisallo. Eccolo, lo vediamo tantissimo, il pubblico davvero presente qui all'arrivo, e dietro Nicole D'Agostino. Ma eccola, ce la fa a questo punto. Il vantaggio è davvero incolmabile, la vittoria di Alessia Vigilia in cima al Ghisallo. Grande vittoria per Alessia Vigilia, seconda posizione per Nicole D'Agostin, lei che aveva vinto la gara di Breganze quest'anno, e poi terza posizione per Nicole Nesti, e poi via via tutte le altre atlete di cui poi daremo l'ordine d'arrivo preciso e puntuale. Una vittoria meravigliosa, perché ha attaccato prima sul piatto e poi anticipato la salita, e poi eccole qua, e poi è riuscita a vincere. Eccola qua, Alessia Vigilia, seconda Nicole D'Agostin. Andiamo ad ascoltare proprio le parole della vincitrice di giornata, la portacolori della Mendelspec, Alessia Vigilia. Allora, c'è stato un bellissimo lavoro di squadra, perché tutta la squadra ha deciso di attaccare continuamente, di cercare di portare fuori una fuga, e fino dall'inizio è stato così. Hanno cercato sempre di attaccare, perché sapevamo che se fossimo arrivate tutte stanche sotto la salita si sarebbe potuto fare la differenza, e allora abbiamo cercato fino alla fine. Io avevo già provato a metà gara, però avevo preso un po' di margine, ma da sola comunque era troppo presto, e allora poi ai piedi della salita, un po' prima, quando mancavano 7 km circa, ho provato a uscire dal gruppo e mi è andata bene, sono contenta, anche se è stata molto dura. Questa è una stagione molto positiva per te, non solo questa vittoria, ma recentemente anche in campo internazionale hai conseguito una medaglia d'argento a cronometro al campionato europeo. Com'è stata questa stagione? Allora, veramente questa stagione era iniziata col piede sbagliato, perché sia io che i miei compagni di squadra abbiamo avuto qualche problema fisico, e il salto di categoria è stato comunque molto evidente, però siamo riusciti, diciamo, a metterci di nuovo in gioco, in corsa, e siamo riusciti di nuovo a tornare un po' alla squadra che eravamo prima. Sì, agli europei è stata una grande soddisfazione, io non me l'aspettavo sinceramente, e sono contenta anche per Lisa, perché comunque siamo riusciti a cogliere il risultato migliore che potevamo fare, e è stata davvero una bella esperienza. Dalle tue parole ti faccio i complimenti, perché metti sempre davanti la squadra, le compagnie di squadra, e questa è una cosa molto bella e non comune. Ti chiedo una dedica per questa tua vittoria. Ovviamente la dedica va alle mie compagne, che ci sono sempre state, perché riusciamo a esserci una per l'altra nei momenti difficili, al mio allenatore che ha sempre creduto in me, agli sponsor che mi permettono di correre, e ovviamente ai miei genitori, che è sempre un'emozione vedere piangere all'arrivo, quindi grazie a loro. Complimenti alla vincitrice Alessia Vigilia. Alle sue spalle in seconda posizione Nicole D'Agostin della Villa Breganze, terza Nicole Nesti della Vaiano, quarta Letizia Borghesi della Servetto, quinta Elisa Ronchetti del Club Corridogna, sesta Greta Marturano dell'Euro Target, che è anche campionessa lombarda, settima Giulia Marchesi della Vaiano, ottava Deborah Silvestri dell'Euro Target, nona Sveva Bianchi della Racconigi e decima Elena Pirrone della Mendelspec, compagna della vincitrice. Le abbiamo viste man mano le atlete premiate, e davvero complimenti a Alessia Vigilia, che ha vinto questa meravigliosa Monza Madonna del Ghisallo, gara meravigliosamente organizzata dal pedale monzese. A noi non ci resta che salutarvi, e quindi un saluto da Valerio Villa e da Giorgio Torre.